L'universo è governato da quattro forze fondamentali. Su scala cosmica, la gravità domina le immense strutture celesti. Mentre alle distanze più piccole regnano le due forze nucleari. Nel mezzo è la forza elettromagnetica a dettare legge. Su scala microscopica, l'elettromagnetismo governa le interazioni tra atomi e molecole. È alla base della tavola periodica degli elementi, dando vita a tutta la chimica e attraverso questa a gran parte della biologia. Inoltre, tiene assieme gli atomi nei liquidi e nei solidi ed è responsabile dell'incredibile gamma di proprietà dei diversi materiali. A livello macroscopico, l'elettromagnetismo si manifesta nei fenomeni elettrici e magnetici. E come se non bastasse, è la forza responsabile di tutto ciò che vediamo, dando origine alla luce. L'intera descrizione dell'elettromagnetismo è racchiusa in quattro eleganti formule, le equazioni di Maxwell. Rivelarne i segreti non implica solo comprendere la natura della forza elettromagnetica, ma anche svelare una struttura matematica profonda, comune alle altre tre forze fondamentali che governano l'universo. La luce è il mezzo che connette l'occhio umano al mondo. Gli occhi sono lo strumento che misura la luce. Il cervello processa le informazioni visive per creare una percezione coerente e dettagliata dell'ambiente. Diverse forme di vita possiedono differenti sistemi sensoriali e neurologici. Spesso indipendenti dalla luce visibile, il che le porta a percepire il mondo in modi completamente diversi. Alcune specie utilizzano la radiazione infrarossa, altre emettono onde sonore e ne ascoltano gli echi. Il nostro rapporto privilegiato con la luce ha origini legate all'evoluzione, in un habitat terrestre irradiato dal sole. Da Galileo in poi, la ricerca sulla natura della luce si è concentrata su due grandi temi. A che velocità viaggia? Di che cosa è fatta?